Ciao a tutti dallo Spolab, oggi facciamo un video, spero breve, ma non so se poi ci riesco a farlo breve, di storia delle telecomunicazioni. Quello che ho tra le mani è un telefono della fine degli anni 60 e oggi non può non dire nulla, ma in realtà alla fine degli anni 60, se non ricordo male, è uscito nel 1968 questo telefono. Prima di tutto in quegli anni la telefonia non era diffusa su larga scala, cioè non tutte le famiglie avevano per forza il telefono e soprattutto la cosa che mancava era la teleselezione. Oggi non si sa nemmeno che cos'è la teleselezione, cioè la capacità da una città di chiamarne una in un'altra regione oppure comunque fuori dalla città. Alla fine degli anni 60 per fare telefonate, che so, da Viterbo ad Udine, per esperienza di famiglia, me la ricordo molto bene, nei primi anni 70 mio fratello faceva il militare ad Udine e mia mamma ogni volta che voleva parlare con mio fratello Sergio e doveva chiamare il centralino e passare, la centralinista gli rispondeva, dice che buongiorno signora, mi dica, io voglio parlare con il numero tante tali di Udine, e questo era, ci voleva un po' di tempo, si prendeva le volte addirittura l'appuntamento, cioè una cosa notevolmente complicata. La teleselezione, ovvero questa capacità di un utente di telefonare al di fuori della regione e di fare una cosa banalissima, oggi è banale chiamare al cellulare una, che so, a Los Angeles per dire, no? Non era così. Chiamare anche Udine o chiamare, che so, da me, per me che sono di Viterbo, anche Terni, ci voleva il centralino, che già era gestito dall'azienda di Stato dei Servizi Telefonici, non era l'operatore di zona, bensì passava nelle competenze delle poste addirittura. Bene, questa era la fine degli anni 60 ed era questo mondo, e questo telefono per la fine degli anni 60 era bello strano e era un azzardo, prima di tutto di design. Questo è un capolavoro di design, ad alcuni dice perché capolavoro, beh, non lo dico io, sta al MoMA, Museo di Arte Moderna di New York, e la creatura è di Richard Sapper e di Marco Zanuso, due designer che hanno fatto la storia del design italiano del Novecento. La particolarità di questo telefono è quella di essere notevolmente piccolo. All'epoca un telefono era grande così, ancora c'erano i telefoni neri di bakelite, gironzolavano ancora, potrete vedere il mio precedente video che linko qua, dove faccio vedere un telefono di bakelite nere degli anni 40, alla fin fine 40-50, che comunque ancora erano in auge alla fine degli anni 60, oppure il classico bigrigio, metto una foto qui sopra del bigrigio, che era il telefono che avevamo a casa noi. Ecco, normalmente si aveva questo telefono era veramente un oggetto di lusso, anche perché veniva messo o in camera da letto oppure sulla scrivania. E la particolarità di questo telefono è che si appoggiava, stava così appoggiato, e quando suonava il campanello, tac, magia, la parte del microfono, qui c'è il microfono, sta qui, ed è un telefono completamente elettromeccanico, lo metto così, così si vedrà meglio, e ha il disco combinatore, cioè per fare il numero si utilizza il disco combinatore. Qui non ho per poterlo provare, dovrei poterlo provare a casa, ma ho un piccolo problema anche a casa, perché a casa non ho più questa, che è la presa classica telefonica, questa a casa non ce l'ho più, dovrò fare qualche impiccio per poterlo collaudare anche a casa. È un po' ingiallito, ma ci sta, voglio dire, questo è un oggetto veramente vecchio. La cosa particolare è che all'interno, siccome gli spazi qui erano notevolmente piccoli, i due progettisti, Sapper e Zanuso, insieme all'altro che purtroppo adesso non mi ricordo, ma lo metto qui sopra in sovraimpressione, quello che poi realizzò il modello vero e proprio per l'industrializzazione, e fece una cosa grandiosa, misero il campanello qui dentro e, essendo più piccolino, fa un rumore particolare che ricorda il verso del grillo. Tant'è vero che questo telefono si chiama Grillo. Ecco qua. Perché non so se l'ho detto, perché mi è interessato questo telefono, al di là che io sono appassionato di design, ma perché questa azienda qua, la telecomunicazioni Auso Siemens, alla fine degli anni 60, piano piano si è trasformata come nome
nella Italtel Spa, dove lavoravo io. Quindi io sono molto affezionato alla mia ex azienda, che oggi è molto 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 più piccola rispetto a quando ci stavo io. Erano 16.000 persone, 16.000 dipendenti, oggi sono un po' più, nemmeno 100, scusate, nemmeno, se, nemmeno 1.000, dovremmo stare intorno ai 700 dipendenti. Però la cosa bella è che nel 2021 ha fatto i 100 anni di storia, perché è nata in Italia nel 1921 come OLAP, con i brevetti Siemens. Ed ecco qua Grillo, uno dei capisaldi, uno dei più bei telefoni di sempre. Io vorrei ma è molto difficile, questa mi ha detto veramente fortuna avere questo telefono, trovarlo. Mi piacerebbe l'Ericofon, quello della Ericsson, l'antipatica Ericsson, per noi dell'Italtel l'Ericsson è antipatica, ma l'Ericofon era veramente ganzo, bruttissimo ma fighissimo, perché era il classico telefono da camera da letto. Semmai lo troverò, semmai qualcuno, che ne so, che sta in ascolto, me lo vuole spedire, ma magari anche no, perché è quotato tantissimo. Bene, grazie di avermi seguito fino a qui, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Lascio a Dario, che segue, al mio amico Dario, il consiglio per l'iscrizione al canale. Grazie a voi. E manco per niente, Dario aspetterà un pochettino, mi allungo un po', perché questa cosa qui, mi sono dimenticato prima di dirlo mentre registravo, questa cosa con il microfono qua, cari miei, ha fatto storia per davvero, perché alla fine degli anni 80 comparve il MicroTac della Motorola. Questo non è della fine degli anni 80, bensì è quasi della fine degli anni 90, perché questo è GSM, il MicroTac era TAX, oppure lo standard quello americano. E ecco qua questa cosa qui, che poi proprio Motorola riutilizzerà tanto anche con i modelli successivi a questo. Ma la cosa importante è che nel primo MicroTac il microfono stava proprio qua, poi in questo invece no, eccolo qui. Però ecco, questa idea del telefono che si apre, che quindi occupa meno spazio rispetto a tutta la cornetta intera, eccolo qua, viene da questo. Ora a questo punto per davvero possiamo chiudere e dare la parola a Dario. Ciao a tutti! Oh,